Oggi il direttore d'amore presenta un progetto di potenziamento della sanità a Ischia. Abbiamo fatto un miracolo con la sanità campana perché sapete che siamo usciti dal commissariamento dopo 10 anni. Oggi abbiamo 1.300 milioni di euro, vi dicevo, per l'edilizia ospedaliera. Abbiamo un piano per il personale che ci consente di assumere 7.500 unità nel sistema campano. Abbiamo tutte le condizioni per fare un salto di qualità anche nella nostra sanità, che peraltro ha già livelli di eccellenza straordinaria in alcuni comparti. Dovete sapere ovviamente che tutto quello che facciamo nella sanità lo facciamo essendo la regione che riceve meno risorse di tutte le regioni d'Italia e nonostante questo abbiamo retto e retto bene. Nell'ambito di questo programma di lancio della nostra sanità c'è Ischia, c'è Procida. È un programma molto bello, badate che noi andiamo quasi al raddoppio ai posti letto a Ischia. E andiamo ad un incremento straordinario di possibilità curative a Procida. Abbiamo ormai il progetto definitivo, pochi mesi per avere il progetto esecutivo e mettere in gara il lavoro di Ischia. Fino a qualche mese fa noi dovevamo combattere per avere la difesa del punto nascita a Ischia, perché siamo sotto la soglia prevista dalle norme ministeriali. Abbiamo combattuto, abbiamo difeso il punto nascita. Oggi intendiamo potenziare anche con altri servizi. Noi dobbiamo risolvere un solo problema, che è quello che riguarda il personale. In questi 3 anni noi abbiamo avuto l'assunzione di 20 medici in più, 55 infermieri, operatori sociosanitari, ma abbiamo una grande difficoltà quando facciamo i concorsi per il disagio che hanno i medici nel venire a lavorare a Ischia. Allora, ve lo dico questa mattina per la prima volta, la Regione stanzierà delle risorse ad hoc destinate a pagare un incentivo economico, un doppio straordinario, ai medici e al personale che viene a lavorare. Allora, io credo che noi abbiamo oggi tutte le condizioni per veramente dotarci di un sistema sanitario di qualità. Per il resto, vi rinnovo il mio saluto e un augurio a voi e alle vostre famiglie. Grazie a tutti.